Buongiorno, a seguito del mio sciopero della fame durato 50 giorni, iniziato il 14 marzo, e grazie all'intervento del Ministro della Difesa, dottoressa Elisabetta Trenta, il 2 maggio 2019 sono stato ricevuto a Palazzo Chigi dal Presidente del Consiglio, Professor Giuseppe Conte. Durante l'incontro sono stati affrontati i seguenti argomenti: decreti correttivi e concertazione economica e normativa 2019-2021. In entrambi i casi ho rappresentato al Presidente Conte che le risorse stanziate per i due provvedimenti non sono sufficienti a soddisfare le legittime aspettative del personale rappresentato, garantendo il giusto riconoscimento della specificità militare con il costante impegno in patria e nei scenari operativi all'estero. Per quanto concerne l'impiego dei nostri militari nell'operazione Strade Sicure, ho chiesto al Presidente del Consiglio Giuseppe Conte un intervento mirato per incrementare il monte ore mensile retribuibile e l'adeguamento dell'indennità spettante per tale operazione. Infine, ho chiesto al Presidente Conte un incontro con il COCER. Il Presidente si è reso disponibile subito a trovare una soluzione a delle problematiche da me rappresentate, chiedendo al Capo di Stato Maggiore della Difesa, Generale Vicerelli, e al capo di gabinetto del Ministro della Difesa presente all'incontro di quantificare le risorse necessarie con l'impegno di rivederci presto nella Sala Verde a Palazzo Chigi. Pertanto, comunico a tutti di aver sospeso lo sciopero della fame e ringrazio tutti per il sostegno e la vicinanza che mi avete dimostrato in tutto questo tempo. Grazie ancora.